Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio parlarvi delle letture flop che ho fatto nel 2023. Allora, intanto parto con il dirvi che il 2023 per me è stato un anno molto soddisfacente per quanto riguarda le letture. Sono riuscita a leggere 120 libri, che sono tantissimi, ma al di là di quello ho fatto tantissime letture, quasi tutte molto molto interessanti, molto belle. Infatti ci sarà poi un video dedicato alle scoperte degli autori emergenti per quanto riguarda il 2023 e i libri appunto che vi consiglio. Sarà un video un po' lungo, quindi mi ci vuole un po' per prepararlo e quindi ho deciso di partire da questo qua. Come sempre nell'info box troverete link dei vari libri che vi cito in questo video. Non sono tutti libri completamente da scartare, ce ne sono alcuni che mi sono piaciuti, che vi consiglio, ma che mi hanno deluso perché mi aspettavo di più, perché mi aspettavo qualcosa di diverso, quindi non ci sono proprio dei veri e propri flop. Allora, parto con il primo libro, che è L'Odissea raccontata da Penelope Circe, Calipso e le altre. Questo è un libro che volevo leggere da tantissimo, su cui avevo delle aspettative molto molto alte. Io adoro libri sulla mitologia e mi ha un po' delusa. La scrittura è molto scorrevole, è un libro che si legge in una giornata, è un libro che intrattiene, è un libro carino, non annoia, però dal titolo mi aspettavo di trovare un punto di vista femminile, mi aspettavo di scoprire qualcosa di più su queste donne, scoprire anche un po' più di più il lato psicologico, le emozioni. Invece mi sono ritrovata a leggere di donne il cui unico pensiero era quello di Odisseo, quindi in realtà il protagonista del libro rimane Odisseo, rimane al centro di tutto, queste donne pensano solo a lui, non hanno nessun altro tipo di pensiero, quindi secondo me sono delle personaggi con poco spessore, ecco, invece io mi aspettavo qualcosa di più. È un libro che consiglio magari a chi si approccia per le prime volte ai miti greci, perché comunque non è un brutto libro, però semplicemente è sbagliato proprio il focus per quanto mi riguarda. Mi aspettavo un libro un po' più femminista, ma zero. Quindi non è un libro che boccio, è un libro che comunque consiglio, è un libro che rimane nella mia libreria, ma che mi ha deluso per questo motivo. Il prossimo libro invece è stata proprio una super delusione, infatti questo libro l'ho venduto appena l'ho finito e mi sono aiutata con l'audiolibro perché altrimenti l'avrei anche abbandonato. Sto parlando di Catherine House, un libro di cui tutti ne parlavano perché appunto un dark academia, insomma un sacco di hype dietro questo libro, perché appunto il dark academia va molto di moda. È un libro che mi aspettavo interessante, mi aspettavo un po' intriso di mistero, dovrebbe essere un mystery thriller, niente di tutto ciò. È un libro noiosissimo dove la protagonista è insulsa e piatta come tutti i personaggi e tutti i dialoghi di questa storia. Questa ragazza che entra in questa scuola prestigiosa dove vengono scelte solo l'elite, insomma non possono essere ammessi chiunque, ma c'è tutto un processo di selezione, questa scuola particolare che però nasconde un segreto. Questo segreto che in realtà non viene scavato per nulla, era l'unica cosa interessante. C'è poi la morte di una sua amica all'interno di questa scuola, questa morte che nessuno se ne frega, nemmeno lei. Noiosissimo, noiosissimo nei dialoghi, non succede niente, dialoghi piatti, poco interessanti, dialoghi della quotidianità, era come guardare una puntata del daytime del Grande Fratello, una roba pallosa, cioè proprio dialoghi, ho fame, vado a prendere un biscotto, a te ti ci va, no, c'è cose che, ma veramente, io sono rimasta sconvolta, sembrava quasi un libro scritto da un'intelligenza artificiale, non da una persona, quindi per me mi dispiace, ma assolutamente un libro da scartare. Altro libro che mi ha delusa, ma non dico che faccia assolutamente schifo, però a me non è piaciuto granché, è Le Signore in Nero. Questo libro è ambientato a Sydney negli anni 50 e segue la vita di quattro donne molto diverse tra loro che lavorano in un grande magazzino di abbigliamento. Allora, intanto è un genere fuori dalla mia comfort zone.
La cosa che mi è piaciuta è appunto scoprire uno spaccato di vita degli anni 50 in Australia. È descritta molto bene questa parte, mi è piaciuta, l'ho trovata interessante perché magari non si trova molto spesso nei libri, quindi questa è una cosa che mi è piaciuta, però ecco, queste donne che devono affrontare i vari problemi della vita mi sono interessate un po' meno. Non l'ho trovato molto interessante, non ho trovato che succedesse chissà che, e inoltre anche il finale non mi ha soddisfatta perché lascia in sospeso praticamente tutto e quindi anche no. Mi aspettavo qualcosa di più, mi aspettavo qualcosa di più interessante, delle donne con delle vite o dei sogni un po' più interessanti, così non è stato. Mi dispiace, ma ecco, non ve lo consiglio. Un altro libro per me floppissimo è stato Loveless di Alice Osman. Io mi dispiace, ma è un libro che ho trovato talmente tanto noioso e talmente tanto poco interessante che io l'ho abbandonato. Infatti, non ho fatto una vera e propria recensione perché appunto non l'ho finito di leggere. Per quanto mi riguarda è stato noiosissimo. È vero che io non sono nel target di questo libro, però è vero anche che io leggo libri anche per bambini di 6 anni e di solito mi piacciono, quindi non è un problema di target, ma è proprio un problema del libro. A me non è piaciuto, non ho trovato niente di interessante, niente mi appassionava, ho resistito più che potevo, mi sono anche fatta aiutare dall'audiolibro, ma io sono arrivata a metà e no, cioè mi dispiace, ma no. Un libro invece che vi consiglio, ma che a me ha deluso un po', è Skellig di David Almond. È un libro per ragazzi, si parla di realismo magico e praticamente è la storia di Michael che scopre nel garage di casa sua questo essere strano, Skellig, che appunto, un essere misterioso, incute timore, ma allo stesso tempo attira questo ragazzo. Non sapremo mai di preciso chi o che cosa è Skellig. Questo bambino ha la sorella che sta male, fa in su e in giù degli ospedali, e per lui, appunto, è importante che Skellig ci sia, che si avvicina a lui, che si avvicina alla sorella. Questo è un libro che se fossi stata più piccola mi avrebbe sicuramente inquietata in alcune scene, perché alcune scene, devo ammettere che leggendole con occhio di un bambino potrebbero sembrare inquietanti. È un libro anche interessante, però è un libro che non mi ha preso del tutto, mi è mancato qualcosa, forse perché aspettavo di leggerlo da tantissimo tempo e avevo delle aspettative molto alte su questo libro e quindi non lo so, forse anche per quello, però qualcosa, ecco, mi è mancato. È curioso perché tutto il tempo ti chiedi chi è Skellig e continui a leggere sperando di sapere e di scoprire qualcosa di più su questo personaggio misterioso, quindi per questo intrattiene, però penso anche che se l'avessi letto da bambina, quindi nel target di questo libro, probabilmente al di là di quelle scene un po' inquietanti io mi sarei annoiata a morte. Da adulta no, però è un libro per ragazzi e sicuramente la mia bambina si sarebbe annoiata e per questo ecco mi ha un po' delusa, però non è un libro che considero da buttare. Abbiamo poi un altro libro che mi ha delusa, che vi consiglio, ma che mi ha delusa e che è 7 minuti dopo la mezzanotte. Io avevo visto il film e non mi era piaciuto granché e ho voluto leggere il libro. Il libro praticamente è uguale al film, cioè il film segue perfettamente il libro. Praticamente è la storia di questo mostro che si presenta a Connor 7 minuti dopo la mezzanotte. Ogni volta che si presenta, racconta a Connor una storia. Il patto è che alla fine di tutto, deve essere Connor a raccontare una storia a questo mostro. Connor sta anche affrontando un momento particolare della sua vita perché sua mamma non sta bene. È un libro, dove io mi rendo perfettamente conto della maestria dell'autore, quindi è un autore molto bravo a scrivere, la scrittura mi è piaciuta, le atmosfere mi sono piaciute, è un libro che aiuta nel momento in cui qualcuno deve lasciare andare un'altra persona. Si parla di lutto, appunto, e anche del momento in cui qualcuno deve accettare
la realtà dei fatti e dire addio a qualcun altro. Mi ha delusa perché mi aspettavo di essere coinvolta di più, mi aspettavo che mi piacesse di più, ma non sono riuscita a entrare in sintonia con la storia o con il personaggio. Mi è mancato quella parte empatica che in un libro del genere ci dovrebbe essere. Però mi rendo conto appunto dei punti di forza di questo libro, quindi è un libro che io vi consiglio, ma è un libro che su di me non ha dato il 100%, quindi per quanto mi riguarda, per me è un no. Ovviamente queste sono le mie opinioni personali su tutti i libri, quindi se a voi questi libri vi sono piaciuti, io sono contentissima per voi. D'altra parte siamo diversi, anche i gusti sono diversi. Per quanto una persona cerchi di rimanere oggettiva, una parte soggettiva ci va sempre per quanto riguarda le recensioni dei libri e appunto come in questo caso oggettivamente mi rendo conto che 7 minuti dopo la mezzanotte è un buonissimo libro, soggettivamente mi è mancata una parte empatica che per un libro del genere per quanto mi riguarda è fondamentale, quindi per quanto mi riguarda non posso promuoverlo, ma parlando oggettivamente ve lo consiglio. Altro libro che a me non è piaciuto granché è Gli incubi dell'inquisitore. È un racconto di 64 pagine dove abbiamo il nostro protagonista che è appunto l'inquisitore più famoso, famoso proprio per la sua crudeltà e per il fatto che non risparmia nessuno. Si trova a fare i conti con la realtà e con se stesso, con quello che fa, con quelle persone definite streghe. È un libro che poteva essere interessante. A me piace leggere libri su questo argomento, quindi sulle streghe, sulla caccia alle streghe, ma ho trovato che il libro fosse un po' tirato via. È vero che è un racconto, ma io ho letto racconti anche con meno pagine di questo che mi hanno saputo regalare delle emozioni che mi sono piaciuti, sui quali si poteva notare la bravura dell'autore o dell'autrice. In questo caso questa parte mi è mancata. L'ho trovato un libro poco approfondito, un libro frettoloso, un libro su cui non ho capito granché, devo essere sincera, sulle intenzioni di questo libro. Carino, niente di più, ma non mi ha fatto impazzire. E poi ho letto anche un altro racconto che è Ugo e Asmodeo, investigatori dell'occulto, che se non sbaglio è della stessa autrice degli incubi dell'inquisitore. Questo è stato veramente un libro senza senso. È una raccolta di racconti dove il protagonista sono Ugo e Asmedeo, un investigatore e il suo gatto. Questo investigatore ha alle spalle una famiglia che fanno parte del mondo dell'occulto e questo gatto è un po' magico, mettiamola così. E sono delle storielline anche carine dove succedono delle cose paranormali e questo gatto di solito aiuta l'investigatore. Sono delle storie però molto molto brevi, tipo 2 pagine, che non danno il tempo in realtà di entrare molto nella storia. L'ultimo racconto, che è quello più lungo, era anche quello più interessante, con degli intrighi, dei misteri dietro, era coinvolta anche la nonna dell'investigatore, tutto quanto, a un certo punto si interrompe così. Cioè, come se non avesse nemmeno una specie di finale aperto, niente. Interrotto, come se l'autrice a un certo punto non avesse più voglia di scrivere, via basta, lo pubblico così. E quindi sono rimasta un po' male, fortunatamente l'ho letto su BookBeat nel periodo di prova gratuito che io ho utilizzato, vi lascio lo sconto, il codice sconto nell'info box se volete anche voi provarlo per 2 mesi gratis, l'ho letto lì appunto, quindi non ho speso dei soldi per leggerlo, era un libro che avevo nella mia wishlist e che volevo acquistare, ma sinceramente anche no. Ok, quindi questi sono stati i libri per me flop del 2023. Fatemi sapere se avete letto questi libri, che cosa ne pensate o quali sono stati i vostri libri flop del 2023. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento, iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!